E siamo allo Sport Calcio, il presidente della Pescara Daniele Sebastiani spiega tutte le polemiche sul caso Lescano, affermato proprio nel pomeriggio di oggi sul nostro sito, vi ricordo l'indirizzo www.rete8.it. Io, il DS dell'Icaria, l'allenatore Alberto Colombo, abbiamo incontrato il calciatore. Lescano resta al 100%, decisione condivisa, ha detto il presidente Sebastiani al termine di un confronto sincero. Il caso di dire finalmente. Intanto il neoacquisto Hamza Rafià ha svolto proprio questa mattina le rituali visite mediche, ha firmato il contratto, eccolo qui, lo vedete in foto, che lo legherà al Delfino sino al 30 giugno 2025. Se domani arriverà il visto di esecutività, Rafià sarà convocato per il match col Foggia in programma domenica prossima alle ore 14:30. Ricordiamo, 68 presenze e 7 gol con la maglia dell'Under 23 della Juve. Lo scorso anno, 6 mesi in B, prima parte della stagione nello Standard di Liegi. Rafià è un calciatore di qualità dal punto di vista tecnico, piede destro, ruolo naturale trequartista, non è un calciatore esplosivo. 2 anni fa, 13 gennaio 2021, al debutto con la Juventus di Andrea Pirlo, decise il match degli ottavi di Coppa Italia segnando il gol decisivo contro il Genoa. Il DS del Pescara, dell'Icarria, ha dichiarato che in entrata il mercato termina qui. Rafià può ricoprire, ha aggiunto dell'Icarri, 3 ruoli, trequartista, esterno d'attacco e mezzala. Non è arrivato il mancino perché abbiamo preferito puntare su un giocatore di piede destro forte, appunto Rafià.